Benvenuto, fan di wrestling. Prima di procedere, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun video. Detto ciò, welcome to the world of SIW. Andiamo però, perché questo è il leone di Roma, Bob. Il leone di Roma, Gib. Bob, senti la sua musica. Una cosa fondamentale, Bob. Sì. Guarda l'espressione dei lottatori che... Let's take a look to facials, because facials today always occurs, but today in particular says anything. Attenzione, però Adriano risente dei dolori probabilmente dal match contro Picchio, anzi sicuramente quella botta nel palo d'acciaio la vediamo chiara e tonda adesso, Bob. Gib, non è messo bene, Bob, assolutamente, Bob. Ma arriva subito Scanner e vedi l'intelligenza di Scanner. Beh, l'intelligenza è anche una mancanza di rispetto nei confronti di uno dei rituali del wrestling. Esatto, no? Quello sì, sono d'accordo con te, è vero. L'entrata. Io non farei mai una roba del genere, mi dispiace che Scanner abbia preso un attimo questa strada, io sono davvero triste per questo. So Adriano already have troubles with his back and now Scanner is not wasting any time. Wild Championship on the line. E subito lo riporta sul quadrato. Magari c'entra subito uno schienamento, non lo sappiamo, a parte... Non so nemmeno se l'arbitro ha fatto iniziare il match, penso di no. No, ancora no, perché comunque entrambi devono essere in piedi sul quadrato. Esatto. Parlando di sguardi, guarda lo sguardo assatanato di Scanner. Sembra che abbia quasi la bava alla bocca da quanto vuole riuscire a smentire tutti quelli che gli hanno sempre detto che lui era soltanto chiacchiere. Adriano però dentro di sé ha di più, questo per lui è un sogno. Inizia ufficialmente l'incontro. Inizia ufficialmente l'incontro e Scanner parte ancora subito in quarta. Subito un neckbreaker. Beh, questa potrebbe forse essere definita una caratteristica di Scanner, quella di provare ad affrontare i suoi avversari sul suo piano migliore. Ha affrontato Darko sulla tecnica e adesso affronta Adriano sugli spezza schiena. Puoi rivedere della verità nelle mie parole, coach? Direi proprio di sì. Ci sta. Lui è così, Scanner è così. Ma guarda l'espressione, guarda come parla anche alla camera, come dire, ragazzi, ormai è fatta. E io spero che davvero Adriano possa fare qualcosa perché... Aia. Mio Dio. Mi sembra che stia peccando un po' troppo di arroganza. Ah, Gib! Che dolore, Kendo Stick fa malissimo. Signore, Adriano è arrivato qui con dei guai alla schiena e adesso viene pestato con una Kendo Stick. Lo abbiamo visto già dal cantiere match con attenzione in testa. Questo è Bob. Si è spento, Adriano si è spento e Scanner dovrebbe provare a chiuderlo. With the candlestick right on the head. That is very dangerous. And now. Uno, due. Adriano è vivo. Solo due. Si è ripreso Adriano. Grandissima la forza di Adriano. Grandissima la forza di volontà del Leone di Roma. E quando dico Adriano è vivo non dico per niente una cosa scontata. Perché con un colpo alla testa in quel modo lì non c'è davvero da scherzarci. Carriere sono finite. Controbatte, controbatte. Scusa se ti interrompo, ma qua ci sono delle chop devastanti da parte. Ed è singolare il fatto che dopo la controffensiva di Adriano non riesce a rimanere in piedi, proprio perché i colpi sono stati troppi e troppo violenti. Guarda, coach, guarda, Bob. Adriano, Bob, Adriano non ce la fa. Adriano è in difficoltà. Stavo giusto per chiederti come vedi questa situazione, perché guarda Scanner che guarda come... Attenzione però, Scanner che prova a prendere la mira dall'Epron Ring. Chissà se addirittura vorrà tentare una manovra volante.
Invece no, non rischia, non si espone troppo. Kick in the face. Just that. Bam. To the ring post. Coach, stiamo avendo dei problemi tecnici, ti stiamo sentendo andar via. Ti stiamo sentendo male, coach. Bob, guarda Adriano, però come anche ha la carnagione già dipinta dai colpi di Scanner. Esatto, è dipinta dai colpi di Scanner, ma anche dai colpi che ha subito nei match precedenti, ricordiamolo. Non sono stati per niente facili i match che ha passato Adriano, soprattutto contro Picchio. Beh, Bon Giovanni e Picchio, due leggende, si è trovato di fronte il Leone di Roma. Intanto qui Scanner prende un cartello. Un cartello stradale, ma Adriano lo ferma. Fortunatamente per lui, anche a livello umano, perché due colpi in testa non sono facili da avere. Sulla schiena, guardate, c'è già un livido enorme sulla schiena di Scanner. L'ha colpito più e più volte. E qui Adriano tenta di riportare la vicenda, non dico in parità, ma quantomeno ad avvicinarsi, perché l'offensiva del Leone di Roma, attenzione, prova addirittura un conteggio. Solo due per il Leone di Roma. Scanner c'è. Beh, il Leone di Roma che ha subito tantissimo, ma qui Bob deve entrare in gioco proprio quella forza di volontà, proprio quel fuoco, proprio per quegli anni passati a sognare, a volere quel titolo. E già da quando Picchio gli ha costato la maschera e la sua identità. E adesso è la serata dove tutto può cambiare per il Leone di Roma. Attenzione qua. Con una sedia. Adriano, qui non c'è spazio per... Oh mio Dio, che match cruento. Che match cruento è questo. Non c'è spazio per la pietà, Bob, in questo match. C'è un titolo appeso, un titolo che può cambiare una carriera. Ricordiamolo, solo una manciata di atleti sono stati campione Wild fino a questo momento, tra i quali non c'è né Scanner né Adriano, Bob. Eh sì, Adriano, come hai ricordato prima te, è stato detentore del titolo Academy, ma questo forse a livello di onore conta un po' di più, no? Parliamoci chiaro, Adriano deve dimostrare di non essere più un ragazzino. E questa è quale prova migliore? E qui va addirittura, guarda come si è spento Scanner, Bob. Guarda come ha perso proprio l'equilibrio dopo l'impatto con il palo d'acciaio. Ha cercato subito il ring perché probabilmente sarebbe caduto a terra. Ma non è nemmeno... Sorry, but I really believe this match is incredible. That's crazy. Adriano is on fire at the moment. I colpi sono duri. Si sente veramente la volontà. Qui Adriano, vediamo se riserverà. No, è la pollice fine. Verso. È la fine. Un altro colpo. Situazione ribaltata, Bob. Ribaltata la situazione e vedo Adriano in completo controllo in questo momento. Dall'inizio del match, dove Adriano aveva subito tantissimo per l'attacco furbo di... Attenzione, Bob! Oh mio Dio. Addirittura qui Adriano, guardate, addirittura la risata sadica da parte del Leone di Roma, che fa male a Scanner, proprio perché vuole vincere, vuole quel titolo, non mi stancherò mai di dirlo. Attenzione, poi gli alza la testa con il piede, anche la mancanza di rispetto agisce anche a livello psicologico, e ancora con la sedia. Potrebbe essere il colpo del KO. Questo è sì! In testa, Bob. È finita, Gib. Scanner è riuscito parzialmente a coprire il colpo con le braccia. È riuscito a pararsi. Il colpo non è stato dritto alla testa come quello di Adriano, però una sediata è una sediata.
Esatto, una sediata è una sediata. E probabilmente gliene vuol rifilare un'altra. Adriano vuole essere sicuro, certo. Ma attenzione, Jib! Non ci credo! Non ci credo, Jib! Liam Slater! Liam Slater ancora! È una vergogna! È ancora una vergogna. Liam Slater! È una vergogna! Uno, due, sì! Sì! Incredibile! Non è salvo! Incredibile, Jib! Incredibile! Signori, questa... questa è una vergogna! Ancora Liam Slater, ma basta! Basta! Ma Adriano è nel match! Adriano si è rotto il cazzo, come tutti noi! Come tutti noi! E ferma la sedia Scanner, sì! Di queste cazzate, basta! Adriano è pronto, attenzione però! Liam Slater passa il martello, Adriano! No, non ci credo! Non ci credo! No! Jib! Liam Masset, scusatemi, ho detto Liam Slater, però è Liam Masset! Sono stato preso da... non ci credo. Scanner, nuovo campione Wild. Jib. Liam Masset interviene e costa ad Adriano e a tutti noi. Un sogno. È una vergogna, uno schifo. Non ci credo, la finale di un torneo andata avanti per mesi, finita in questo modo. Non ci voglio credere. Qualcuno licenzi Liam Masset in questo momento. Chiedo scusa anch'io di aver detto Liam Slater, mi sono confuso con un altro lottatore, ma lo shock del momento è troppo è stato alto, è stato gigantesco. Liam Masset, stavolta, attenzione però, e cosa fa? Ma attenzione. Scanner campione. Scanner campione Wild, ma... Abbiamo fregati tutti. No, Jib! Non ci credo! Jib! Non ci credo! Che schifo, Jib! Grazie a te. E come si fa fra amici? I favori si ricordano.